Salve ragazzi, proseguono i lavori sul motore del CBA, un 50, faremo un 50. Inizialmente avevo detto un 50 originale, però io non ci riesco a fare un 50 originale, ho tutti i cilindri, i pistoni, ho tutto per fare un originale, però ci sarà una piccola piccola variabile. Come vedete abbiamo inserito l'albero motore nei carter, che vi ripeto sono marchiati Gilera, vedete? Gilera, valvola grande, l'albero gira benissimo. Cosa andremo a montare su questo motore? Un DR, non un 65, ma un 50. Lo apriamo insieme. Mi posiziono qui e lo vediamo un po'. Sposto un po' di roba. Allora, è un 38,4. Lo apriamo. Ecco qua. Guardate, come cilindro bello, ma ha una ghisa importante. Rifinito bene. Ha due unghiate fronte scarico, non sono aperte come sul 65, sono chiuse. Per il resto sembrerebbe identico ad uno originale anche nelle dimensioni del foro di scarico, forse leggermente più grande. Guardate, questo allora, questo è il foro di scarico di un cilindro originale. Questo è il foro di scarico del DR. Sembra leggermente più grande, ma se ci riesco, come lo misuro? Non posso, non ce la faccio a infilare un calipro là dentro. No, però sembra leggermente più grande, ma forse sono uguali. Andiamo a vedere il pistone com'è. Ricordo che il CBA, quello che ho io, in seconda serie, nasceva per sviluppare una velocità massima di 40 km orari, non 45. Quindi con il DR, lasciando tutto originale, compreso la marmitta e il filtro, andremo a vedere quanto sviluppa in velocità massima, ovviamente dopo aver fatto un rodaggio. Guardate, il pistone ha questi due fori che vanno ad alimentare le, come si chiamano, le sacche fronte scarico. Sembrerebbe simile agli stampi Olimpia che facevano dei 50, anzi ora il 50 Olimpia è diverso perché i fronte scarico sono chiusi, quindi il 50 Olimpia che danno ora è del tutto simile all'originale, ma con una rifinitura pietosa, mentre questo qui, guardate la freccia che indica lo scarico, è bello, bello, è fatto bene, pistone abbastanza leggero, non c'è una marca, boh, sarà lo stampo della fonderia 1884, un qualcosa del genere. Ma a me sembra rifinito bene, molto bene. Me lo faccio rivedere dall'interno. Scarico e fronte scarico. Che vi ripeto, sono chiuse quelle due sacche. Vedremo quanto questo cilindro va a dare in più di prestazioni rispetto ad un 50, tenuto conto che monteremo albero originale e marmitta originale e filtro originale. Tutto qui, ragazzi. Per ora mi interrompo perché devo andare a posizionare il carterino sul come si chiama? Sul carter grande. Devo mettere una guarnizione. Chiudiamo impianto elettrico e poi, come di consueto, la messa in moto.
A presto ragazzi, ciao. Grazie.